Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In questo video siamo su talk2transformer.com. In questo video potremo vedere delle storie che si creano da sole. Per esempio, io scrivo. Dobbiamo scrivere ovviamente in inglese. I cani sono così cool perché... Tempo ci mette. Vediamo. Vabbè, metto il video in pausa. Ecco. Allora, traduciamo. Si traduce. I cani sono così fighi perché possono imparare. Sono così felice di aver avuto il mio Golden Retriever quando l'ho fatto. So che il mio cane potrebbe leggere un regalo a comando. Ha una personalità così potente. Volevo che mio figlio possa giocare con cuccioli e cani, ma è triste che... Sembra solo crudele, la mia figlia sta andando. Finisce così, strano. Proviamone con un altro. Allora, vediamo. Le mucche sono belle per via delle loro corna. Potresti pensare che siano attraenti, ma quanto ti pare? Quanto pare hanno effettivamente voluto corna con un valore riproduttivo ma scarso per aumentare la velocità di procreazione. What the fuck? Allora, adesso vorrei mettere... Gordon e Rebecca si amano e vogliono sfruttare al meglio il loro tempo. Proviamone 3 volte. Ma che ca... Taglia. Allora. Gordon e Rebecca si amano e vogliono sposarsi. Rebecca è d'accordo, ma afferma che entrambi devono crescere in fretta e andare avanti col suo padre. Jim, James e Dean vogliono avere le ragazze e vada davanti, ma vuole essere per Ellie. Successivamente si sposa la sua ragazza, Jessica esce bevendo con tutti. Più tardi James vuole fare un appuntamento con Jessica, ma fallisce. Prende un autobus per incontrare sua madre a Nashville e si innamora di lei. Jim prova a fare un altro appuntamento con Rebecca, ma non è più interessato a suo padre. Più tardi si vede che si vede Rebecca parlare con Jim. Nella sua rabbia Jim la colpisce e se ne va. Successivamente Jim si sveglia e vede tragedia nel parto della casa di suo padre. What? Allora ragazzi, ho dovuto fare l'ultima e più epica domanda al Transformer, Talto Transformer. E la domanda è: qual è il mostro con un occhio solo? La temperatura è positiva o quella è negativa? Sempre usare immaginazione, quindi cacchio, voglio vedere che cosa va a rispondere. Quindi andiamo a vedere.
Temperatura positiva. Ciao.